Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la showgirl Justine Mattera rivela in diretta il suo pesante dramma familiare. La patologia rara ha sconvolto la sua esistenza. Classe 71. La frizzante soubrette Justine Mattera è nata sotto il cielo di New York, approdando poi al bel paese nei primi anni 90. La conduttrice, infatti, dopo aver conseguito una laurea alla Stanford University, ha identificato in Firenze la sua patria di adozione privilegiata. In suolo toscano ha iniziato a lavorare nel 1994 come cubista e ragazza immagine nelle discoteche locali, catturando infine l'attenzione del produttore Joe T. Vannelli, che l'ha lanciata nel panorama discografico pop con la hit Baby Hold On. Justine Mattera si è quindi trasferita a Milano, e la sua evidente somiglianza con Marilyn Monroe ha stregato il conduttore Paolo Limiti, con cui è convolata a nozze nel 2000, che l'ha inserita nel suo programma Rai Ci Vediamo in TV. Da anni assente dal piccolo schermo, la showgirl ha battezzato nel 2021 la sua prima creatura letteraria, pubblicata dal Cairo Editore con il titolo di Just Me, quante vite ci stanno in 50 anni, e la conduttrice Serena Bortone ha scelto di convocarla ad Oggi è un altro giorno, per un resoconto accurato delle sue vicissitudini private. Justine Mattera e il dramma della sorella Jessica. Nel maggio del 2021 la showgirl ha presenziato in veste di ospite a Oggi è un altro giorno, e ha fornito agli spettatori un autoritratto inedito e commovente. Ha infatti rivelato il suo pesante trascorso familiare, ed in particolare quello della sorella Jessica, a cui è stata diagnosticata una patologia rara alla giovane età di 13 anni. Si è ammalata del linfoma di Hodgkin. Erano gli anni 80, e c'era bassa probabilità di sopravvivenza. Mia madre era sempre in biblioteca a studiare, e alla fine ha trovato una cura sperimentale, che è ancora la cura definitiva per il morbo di Hodgkin, e mia sorella si è salvata. Grazie, naturalmente, anche alla ricerca. Justine Mattera ha inoltre aggiunto: non ho mai pensato che sarebbe morta. Era tosta. Faceva le gare di nuoto, e vinceva sempre. Ma per anni mi sono sentita un po' sola, abbandonata, perché giustamente i miei genitori stavano dietro a lei che stava male. La rivincita di Justine Mattera. Inaspettatamente, la malattia della sorella Jessica ha infine convinto Justine Mattera a compiere il salto nel buio, abbandonando gli States in favore dell'Italia. La showgirl ha rivelato: mi ha reso molto indipendente. Ho puntato sui miei obiettivi. La voglia di andar via da lì. Anche da quell'atmosfera molto pesante. Ho studiato. Mi sono sempre allenata. Negli Stati Uniti ci sono molte possibilità per frequentare l'università con diverse borse di studio. E io ci ho creduto. Sono tornata qui. Ho fatto il contrario dei miei nonni, che dal meridione sono partiti per l'America. Sono cresciuta nel Queens in una famiglia italo-americana. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I